Salone del Camper 2022. Novità, accessori interessanti e l'incontro con voi. Il bello del Salone del Camper è che al di là di tutto il baraccone, quello che si viene a creare è un maxi raduno spontaneo di camperisti, perché il bello è proprio viverlo non solo all'interno ma anche all'esterno, in generale al parcheggione. Il confronto con gli altri è la cosa più bella. Noi stessi abbiamo incontrato tante persone, gente che in generale è iscritta al canale e che ringraziamo, ma anche gente che fa parte della nostra community. Sì, ci avete fermato per salutarci, è stato proprio bello, perché conoscervi dal vivo comunque è sempre una cosa molto emozionante, insomma. Però prima di portarvi con noi all'interno della fiera e raccontarvi come l'abbiamo vissuta noi, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella delle notifiche. Così non dovete ricordarvi di venire a cercare il nostro video, perché saremo noi a suonarvi. Tin tin con una notifica. E così ci siamo dati appuntamento con tanti di voi presso alcuni stand di alcune aziende con le quali abbiamo collaborato, che erano qui presenti in fiera. Sì, e questa è stata l'occasione non solo appunto di incontrarci più facilmente, perché spesso ci chiedevate dove siete, dove non siete, così abbiamo dato degli orari, degli appuntamenti fissi, ma è stata anche l'occasione per conoscere anche le persone che stanno dietro le aziende, che magari in tutto questo tempo ci siamo sempre soltanto sentiti tramite call conference, email o qualche telefonata, insomma. Ed eccoci, questa è la prima tappa del nostro incontro qui in fiera con gli utenti. Il primo appuntamento ce lo siamo dati proprio qui. La Zip e Dream, che sono dei fantastici pronto letto che noi abbiamo già provato, lo mettiamo qui sopra il link per andarvelo a rivedere. Le caratteristiche, come vi abbiamo detto già nel video, le vedrete, insomma, sono l'artigianalità e il fatto che rimangono sempre in forma e l'ottima qualità. E il fatto che sono su misura, sono perfetti per i vostri maletti, insomma, che siano anche sagomati. Anche in mansarda altissima. Ma anche per chi come noi è sagomato sui letti a castello, pensiamo ai nautici, pensiamo ai letti gemelli o in generale. Quindi la facilità, la loro caratteristica è anche la facilità per rifare il letto per tutti, e quindi lo ricordiamo. Ed eccoci a un altro immancabile appuntamento con voi qui presso lo stand EVTS, che oramai conosciamo da più di un anno. Siamo dei consumatori seriali, utilizzatori seriali. Perché se sono 5 in camper, ci sono anche 5, diciamo, necessità di andare in bagno, e vi lascio immaginare anche con quale frequenza viene sostituita la cassetta. E sia anche voi della community siete tanti ad utilizzarlo, ricordiamolo, disgregante 100% biologico, sì, questo è molto importante, e chi decide di provarlo, chi ancora l'ha fatto, deve sciacquare bene la cassetta prima di utilizzarlo, eliminare tutti i residui chimici precedenti, perché così almeno diamo la possibilità alla EVTS di lavorare al meglio. Esatto, ricordiamolo, a base biologica ed enzimatica, senza prodotti chimici, zero presenza di formaldeide. Altro step dei nostri giri di incontri qui in fiera, immancabile Garmin, con l'azienda con la quale abbiamo già collaborato più volte, e non potevamo non dare un appuntamento qui, perché rimetteremo qui sopra in descrizione i video dei prodotti che abbiamo provato, e anche perché ci sono delle interessanti novità. Assolutamente, ve le faremo vedere qui in anteprima, ma non nel dettaglio, perché magari, chi lo sa, arriveranno tra le nostre mani, vedremo. Chi può dirlo? C'è stata una evoluzione in particolare su una tipologia di prodotto che ne integra un altro. Per cui, se siete stati attenti, avete visto i nostri video, avrete visto due tipologie di prodotto che sono state unite. E potete cominciare a indovinare di cosa si tratta. E nel nostro itinerario qui in fiera non potevamo non passare da Agricamper Italia, di cui siamo brand ambassador oramai fin dall'inizio. Sì, assolutamente, insomma. Sì, perché comunque è una realtà fantastica che permette di vivere il territorio in una maniera assolutamente particolare con il camper, cosa che altrimenti non era possibile. E da quest'anno, anzi, c'è anche la possibilità di visitare tutta l'Europa con la stessa modalità. Pertanto, insomma, è stato un piacere riconfermare la nostra vicinanza a Pauline, la fondatrice, che abbiamo avuto il piacere di rincontrare nuovamente, avevamo già conosciuto di persona l'anno scorso, e anche le persone che sono venute qui a trovarci.
qui da Midland invece è stata proprio un'esperienza completamente nuova per sì, noi. Abbiamo presidiato il Siamo stati qui tutto il giorno, è stato veramente bello, soprattutto perché abbiamo potuto conoscere tantissimi di voi che sono venuti qui a trovarci. Vi ringraziamo per questo, per la vostra calorosità e soprattutto anche per il vostro interesse per i prodotti che noi già conoscevamo e per quelli nuovi che sono stati presentati proprio qui in occasione della fiera. Infatti proprio qui allo stand Midland ci siamo dedicati per tanto tempo all'organizzazione di questo incontro. Perché? Perché intanto proprio qui sullo stand ci sono anche le nostre foto, sì, abbiamo fatto la shooting nei mesi scorsi, è stata anche molto gratificante questa cosa. Più che altro ci siamo spesso confrontati con loro perché chiedevano quello che era il nostro punto di vista dei camperisti per rispondere alle esigenze. Non a caso siamo usciti recentemente con un video che rimetteremo il link di sopra, il kit camper, esatto, per cui per risolvere a determinate esigenze dei camperisti per poter approcciarsi, utilizzare appunto per entrare nel mondo del CB con un'antenna assolutamente facile da montare, quindi era proprio un kit completo senza investimenti, è un kit completo, esatto, senza installazioni invasive, senza buchi soprattutto, esatto, che era quello che frenava la maggior parte degli hotel, e con un prezzo speciale proprio per l'occasione della fiera. Ma non solo, ieri è stato anche il giorno della presentazione al pubblico di un altro accessorio molto richiesto, assolutamente sì, l'RV Cam, sì, che funziona, soprattutto la cosa interessante è il wireless, insomma funziona tutto senza dover stare troppo a spegnere, accendere, insomma comodissimo. In pratica la RV Cam è una telecamera di retromarcia, sì, che si fissa sulla la parte posteriore del camper con il sistema magnetico tramite una piastra, esatto, oppure fissata, di questo dipende poi dal camper, ma in modo molto semplice, esatto, nel nostro caso con una placchetta di metallo fissata con del sigillante attaccato, sì, sulla parete del camper. Quindi anche in questo caso senza bucare, senza niente, con un investimento di 10 euro esatto, di materiali e 3 minuti di lavoro, e fissiamo, sì, la telecamera. All'interno invece va il monitor con l'accendisigari, sì, che per alimentare e gestire tutto. Esatto. La cosa bella è che sono già accoppiate, funzionano tra di loro, è possibile gestire l'inclinazione e la larghezza delle linee guida, ecco, per cui è estremamente semplice. Esatto, facile, comodo, pratico. Ed infine la giornata l'abbiamo conclusa con uno splendido aperitivo di qui, direttamente nello stand appunto Midland, dove abbiamo potuto avere l'occasione insomma di avere un momento di convivialità con tutti voi che ci siete venuti a trovare. Esatto, per cui con tutti i membri dello staff qui, sì, di Midland, che ringraziamo ancora per l'ospitalità, per tutti gli utenti che sono venuti a trovarci e anche per altri creator che erano proprio qui in zona, è stato anche un momento simpatico anche per confrontarci e conoscerci anche con loro, è stato veramente molto bello. Sicuramente un aspetto molto interessante è stato l'incontro, come dicevamo, con tanti membri della nostra community, sì, per cui se ancora non fate parte di essi potete ancora farlo venendoci a trovare su Telegram, la community si chiama community di 5 in camper, manco a dirlo. Appunto su Telegram, un gruppo dove noi ci conosciamo, parliamo di camper, scambiamo idee, esatto, su quello che può servire in camper, su magari i viaggi, una difficoltà che uno può incontrare nell'utilizzo di un mezzo, insomma eccoci. Ma tanto che siete su Telegram, venite a trovarci anche nel nostro canale di offerte che si chiama Offerte per camperisti, giusto appunto, dove segnaliamo tutto ciò che riteniamo utile per la vita in camper, ma sempre con un occhio al prezzo. Ma diciamo che di tutta la fiera la parte che ci ha interessato più di tutto è stato il padiglione 2, che è quello degli accessori, sì, dove noi siamo sempre molto focalizzati, sì, anche perché in un camper non dobbiamo comprarlo, non ci interessa cambiarlo e ci dà gusto a pimpare il nostro, ma più che altro poi visti i prezzi e visti i tempi, sì, di consegna tralasciamo. Però brevemente diciamo che di quello che ci ha interessato più di tutti dell'esposizione di camper, sì, quello degno di nota secondo noi è l'avvento della motorizzazione, sì, Ford. Tantissimi mezzi, come sapete c'è un problema di reperibilità di, sì, di pianali, Fiat è il primo produttore e è il primo in difficoltà, e tanti veicoli abbiamo visto, tanti costruttori su motorizzazioni Ford hanno virato verso Ford. Ma anche Knaus ha portato una novità interessante, il CUV, cioè il Caravan Utility Vehicle, che appunto ha un tetto a soffietto
veramente interessante, una, sì, perché una soluzione alternativa, anziché salire diciamo da un lato, no? Per cui in modo triangolare, un po' come succede appunto nei van, esatto, esce completamente e soprattutto qua, una volta chiuso è veramente basso, bassissimo, sì, veramente compatto. E interessante sono state anche le soluzioni di Robeta, che noi non conoscevamo. In particolare c'è stato in settimana la presentazione di Ralf Schumacher, che aveva presentato appunto la sua soluzione. Sì. Un qualcosa di nuovo. Una novità. Una novità, insomma, degno di nota più che altro per questo. Ed infine quello che ci ha colpito è il Ford Nugget Plus, perché ha portato una novità all'interno di quella che è la sua categoria. Non esistono altri con questa disposizione interna. No, perlomeno non l'abbiamo visti fino adesso, però sarebbe comodo per 5, perché il sedile posteriore è una panca grande per 5 con alle spalle una cucina L. Hanno riuscito a metterci il bagno, quattro posti letto, cioè diciamo due matrimoniali, che per i bambini potrebbero andare bene. Sì, ci potremmo entrare anche noi. Esatto, chissà se questa soluzione è largamente diffusa in Germania. Il nostro recente viaggio, mettiamo qui il link, tante famiglie hanno optato per una soluzione di questo tipo, anziché l'auto familiare, un mezzo di questo tipo, e chi lo sa. Ci ha stuzzicato l'idea. E come dicevamo, sì, abbiamo frequentato quasi unicamente il padiglione 2 e dove abbiamo identificato delle cose veramente interessanti, e ve le abbiamo presentate, le 5 figate in assoluto che hanno catalizzato la nostra attenzione. Beh, anche il camper MGB ha inventato una cosa fighissima, ha catturato la nostra attenzione, perché abbiamo visto questo modulo che praticamente si mette all'interno di un van, di un furgone, anzi, esatto, proprio vero e proprio, un sistema appunto modulare, si apre il portello, vogliamo dire scarrabile, non proprio, diciamo che il tetto si abbassa e si inserisce dentro il modulo, quando si è fermi esce fuori a sbalzo, per cui rimane l'abitabilità per mettere un materasso, qualcosa, e avere di fatto un vero e proprio bagno, un ambiente, e cucina, esatto, un ambiente cui, separato, insomma, una piccola cucina, esatto, con una doccia, con un portapotti, ma che al suo interno comunque integra un serbatoio, una batteria servizi e anche una piccola bombola, per cui un vero e proprio sistema per trasformare in modo non definitivo un classico furgoncino. Diciamo che alla fine l'idea di potersi portare magari dietro la propria macchinina, tante volte uno volesse fare una vacanza, magari diciamo anche più pratica, potrebbe essere una bella idea. Ma perché comprare un camper più grande quando al camper possiamo collegare una piccola roulotte come questa? È come questa che è possibile da guidare senza la patente E, proprio perché rimane sui 750 kg e quindi un vantaggio enorme. Sì, assolutamente sì. Pensiamo a tutte quelle volte in cui magari ci sono i figli che dice invece gli regali una dépendance. Esatto, ma anche per chi magari pensiamo vuole avere la propria indipendenza, magari con un semi integrale un pochino più compatto, e portarsi all'occorrenza la roulotte. Per cui con dei figli adolescenti che non sempre vengono, e quando vengono stanno qui e ognuno rimane un po' con i suoi spazi. Tra l'altro non so neanche quanto sarà serio e serioso questo video, perché abbiamo già assaggiato e sono le 11 di mattina, per cui siamo qui allo stand di Turas, che è Cantina Liquida, che è un'azienda che è partita diciamo dal vino in cartone biologico, che abbiamo più o meno visto, no? Sì. Contenuto in cartone, busta in sottovuoto. Partendo da questo hanno inventato due cose intelligenti, assolutamente interessanti. Uno è l'aspinatore per la birra, che praticamente funziona in maniera molto particolare. A pompa, a mano. Esatto. Per cui il contenitore della birra è da 3 litri. Sì. Si applica lo spinatore, si spina la birra pompando, sì, e se la birra non è finita si stacca lo spinatore e si ripone in frigo. E per 10 giorni avremo la nostra birra artigianale e molto buona. Ma con lo stesso concetto del vino in cartone hanno inventato diciamo dei cocktail sempre artigianali in cartone. Quindi esatto, anche in questo caso sono però 15 dosi. Sì, e se non finiscono subito non c'è problema, li rimettiamo in frigo, ce l'abbiamo sempre pronti. Esatto. Stand P17, delle luci LED, che dice vabbè, ma dov'è la novità? È che hanno uno stile interessante, unico, e sono utili, per esempio, nella maggior parte dei casi, come le classiche luci da lettura
che abbiamo tutti in mansarda o vicino al letto, che però hanno integrata anche la porta USB di tipo A e di tipo C, che non va mai male perché... assolutamente ma anche tutte quelle da mettere all'interno dei sportelli, stipetti, armadi, sia con il sensore di movimento sia con quel sensore di apertura di lanza. Anche queste poi ricaricabili con la USB, per cui senza bucare e passare cavi, che è sempre una cosa fighissima. Infine, per chi invece vuole di più e dare un tocco di modernità, anche hanno la possibilità di creare questi profili a LED su misura, in questo caso un prodotto artigianale, per valorizzare un pochettino anche con la luce, creare delle atmosfere che si sa poi rendono il proprio camper sempre più personalizzato e più accogliente. E anche questa fiera è andata. Sì, assolutamente. Finalmente, sì. Adesso noi mangiamo e ritorniamo perché abbiamo un po' di strada. Domani è lunedì, i figli vanno a scuola. Sì. Riorganizziamo le idee. E niente, è stato, come detto, un piacere incontrarvi. Sì. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi siete venuti comunque alla fiera, se siete voi che guardate tra quelli che abbiamo incontrato, che fateci mandateci saluti qui sotto, così ci fa piacere, è bello. Tanto noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio, sempre dove e quando? Sempre qui su 5 in camper.